Nel 2023 l'economia dei singoli territori della Sicilia per valore aggiunto prodotto ha conosciuto un incremento percentuale maggiore che nel resto delle regioni italiane. Questo comunque non basta a colmare il gap tra nord e sud del paese. Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza in 75 individuati dalla Guardia di Finanza nel palermitano. Erano già stati denunciati in passato per indebita percezione della NASPI, danno all'erario per oltre 2 milioni. Esercitazione nel mare Ionio al largo delle coste siracusane da parte della Guardia Costiera. L'operazione simula l'ammaraggio di un aereo, coordina il presidio marittimo di Catania. A Maniace, una conferenza dei servizi voluta dal sindaco Franco Parasiliti Parracello sblocca un finanziamento da 1,1 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto di fognatura per gli utenti di Contrada Sant'Andrea. A Catania, nel quartiere Picanello, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un 57enne. Nascondeva marijuana e munizioni in un borsone. Successo a Paternò per la due giorni con il Teatro dei Pupi Siciliani del Festival di Morgana. Protagonisti i paladini di Francia della compagnia teatrale Thalia. Nuova edizione del nostro telegiornale, bentrovati a Chuck News. Nel 2023 l'economia dei singoli territori della Sicilia per valore aggiunto prodotto ha conosciuto un incremento percentuale maggiore che nel resto delle regioni italiane. Questo non basta comunque a colmare il gap fra il nord e il sud del paese. Cresce l'economia siciliana più di altre regioni d'Italia. Il valore aggiunto registrato nel 2023 piazza l'isola sul podio in un ottimo secondo posto dietro l'Abruzzo. Tra le province italiane la prima è Agrigento, seguono Caltanissetta e Catania, seconde a pari merito. E quanto emerge dall'analisi realizzata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne e da Union Camere Nazionale sugli ultimi dati Istat rivisti a settembre scorso e relativi alla crescita del valore aggiunto prodotto dalle singole province d'Italia nel 2023 e confrontati con il 2022. In dettaglio, rispetto ad un aumento medio nazionale del più 6,55%, la Sicilia è seconda per maggiore incremento del valore aggiunto prodotto lo scorso anno, con più 7,25%. A livello provinciale, Agrigento, come detto, è al primo posto ex aequo con Chieti, Caltanissetta e Catania sono ex aequo in seconda posizione, seguono Pescara terza, Padova quarta, Teramo quinta, Imperia e Campobasso ex aequo al sesto posto, Milano settima e Trapani è ottava. Quanto alle province siciliane, Messina è undicesima, più 7,23%, segue poi Palermo, 23esima, Enna, 26esima, Siracusa, 27esima, Ragusa, 29esima. A trainare la Sicilia, indubbiamente gli investimenti del PNRR, guardando in particolare gli investimenti dell'alta velocità. Per quanto riguarda Agrigento, una spinta decisiva è stata sicuramente data dall'avvio del progetto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. La Sicilia cresce più velocemente delle altre regioni. L'isola è seconda in classifica dopo l'Abruzzo per percentuale di aumento del valore aggiunto prodotto nel 2023 e tre province siciliane sono ai primi posti. Agrigento è prima in classifica, Caltanissetta e Catania sono seconde, Trapani è ottava. Questo risultato è frutto degli importanti investimenti che sono stati avviati nei territori. Ma correre più degli altri non significa avere vinto la gara. Infatti, se guardiamo ai valori assoluti, la Sicilia resta indietro nella classifica, è ottava con un valore aggiunto di 96 miliardi, quando in prima posizione la Lombardia produce per 432 miliardi e le singole province sono in fondo alla lista, con Agrigento che da gazzella per percentuale di crescita diventa ultima con un valore aggiunto pro capite 17 mila euro, meno della metà dei 47 mila euro di Bolzano. Questo significa che la crescita veloce non è stata sufficiente a colmare il divario con il nord,
e che servono politiche di sviluppo capaci di riequilibrare i rapporti fra i territori del nord e del sud. E in questo senso le Camere di Commercio siciliane possono essere un'importante cinghia di trasmissione fra lo Stato, la Regione e le economie locali. Il balzo in avanti però, come evidenzia il presidente di Union Camere Sicilia, Pace, non è ancora sufficiente a colmare la distanza con le regioni del nord che è stato creato da decenni di crisi. Il divario tra le due aree del paese resta ancora molto alto. Per capire basta guardare al valore assoluto, con la Sicilia che ha registrato 96,3 miliardi di valore aggiunto prodotto nel 2023. Un valore che pone l'isola in ottava posizione tra le regioni italiane, pari al 5,05% del totale nazionale. Prima regione è la Lombardia, con 432,5 miliardi di euro. La strada imboccata dunque è quella giusta, ma per trovare la luce e soprattutto una crescita costante e solida, la strada da fare è ancora tanta. Secondo il rapporto 2024 dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, Catania resta il capoluogo di provincia con il più alto importo in Italia della TARI, la tariffa sui rifiuti, 594 euro annui, esattamente come l'anno precedente. Il rapporto considera una famiglia tipo composta da tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadrati. Una tariffa oltre tre volte superiore a quella di Trento, che si ferma a 183 euro annui, il leggero calo rispetto al 2023. Per quanto riguarda le regioni, la media nazionale è di 229 euro annuo per famiglia, più 2,6% sull'anno precedente. 75 furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti nel Palermitano dalla Guardia di Finanza. Gli stessi avevano già subito una denuncia per indebita percezione della NASPI. Sentiamo. 2.246.666 euro. Ammonta tanto la stima di indebita percezione del reddito di cittadinanza nel Palermitano, dove la Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha scovato 75 furbetti che hanno intascato il sussidio senza averne diritto. L'attività, che rientra fra le funzioni di polizia economico-finanziaria in materia di spesa pubblica, ha portato alla revoca di 227 domande di reddito di cittadinanza nei confronti di 75 soggetti che fra il 2019 e il 2023 avevano indebitamente richiesto e percepito la misura assistenziale. La cosa che fa sorridere, ma fino a un certo punto, visto che si tratta di soldi del contribuente, è che i destinatari della revoca avevano già ricevuto una precedente denuncia dallo stesso reparto delle Fiamme Gialle per aver usufruito del sussidio NASPI, indennità mensile di disoccupazione, pur non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa, insomma irriducibili delle truffe allo Stato. La cosa che fa sorridere, ma fino a un certo punto, visto che si tratta di soldi del contribuente, è che i destinatari della revoca avevano già ricevuto una precedente denuncia dallo stesso reparto delle Fiamme Gialle per aver usufruito del sussidio NASPI, indennità mensile di disoccupazione, pur non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa, insomma irriducibili delle truffe allo Stato. Destinatari in via definitiva del decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Palermo nel 2023, i 75 avevano presentato domanda per ottenere il reddito, accedendovi a far data dall'istituzione dello stesso e in pendenza dell'iter giudiziario per i fatti reato relativi alla NASPI. I finanzieri hanno segnalato all'INPS le irregolarità correlate a 227 istanze presentate dai 75 per il recupero attualmente in atto delle somme indebitamente percepite. Restiamo a Palermo, dove la Procura ha aperto un'indagine sui contributi regionali a una serie di associazioni culturali come la Progetto Teatrando, che in tre anni ha incassato 418.000 euro intestata a familiari e persone vicine a Carlo Auteri, deputato regionale eletto in Fratelli d'Italia,
che si è autosospeso, è passata al gruppo misto in seguito all'inchiesta giornalistica che ha svelato la vicenda e che è nata dalla denuncia del parlamentare siciliano Ismaele Lavardera. Rappresentante legale del progetto Teatrando, era la madre di Auteri, che ospitava la sede dell'associazione nella sua abitazione. Gli inquirenti indagano anche sul contributo di 95.000 euro che è stato ottenuto dalla ABC Produzioni SRL, che farebbe capo alla moglie del deputato, e sul denaro concesso a un'associazione culturale guidata da un macchinista del teatro di famiglia. Sul caso aveva aperto un fascicolo modello 45, cosiddetto atti non costituenti notizie di reato, la procura di Siracusa. Esercitazione della Guardia Costiera nel Mar Ionio, dove è stato simulato l'ammaraggio di un aereo privato. A coordinare le ricerche la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania. Sentiamo. Un aereo privato è costretto ad ammarare nello Ionio e scattano i soccorsi della Guardia Costiera di Catania. Nessun allarme, è solo un'esercitazione di ricerca e soccorso aeromarittimo svoltasi al largo delle coste siracusane, denominata Air Sub Arex 2024, che si posta l'obiettivo di testare le capacità operative dell'undicesimo centro secondario di soccorso marittimo della Guardia Costiera di Catania. Insieme ai mezzi del presidio marittimo Eterneo c'erano quelli di Siracusa e Pozzallo, nonché un elicottero della base aerea della Guardia Costiera di Catania. Al momento dell'allarme che ha segnalato il crash in mare di un aeromobile privato con due membri di equipaggio e 250 kg di carburante a bordo, l'esercitazione ha verificato la prontezza operativa dei mezzi e il coordinamento delle diverse componenti operative. È stata la torre di controllo dell'aeroporto di Roma a lanciare l'allarme alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania, che ha immediatamente disposto l'impiego degli assetti navali e aerei disponibili, dirigendo sul luogo dell'impatto tre motovedette, un mezzo navale con il nucleo sommozzatori e un elicottero dotato di aerosoccorritori. L'intervento ha permesso il recupero, ovviamente simulato, dei due naufraghi trasferiti presso la base aerea della Guardia Costiera di Catania, dove il personale del 118 ha fornito le cure necessarie. Soddisfazione, operazione conclusa per il personale coinvolto, per il quale l'esercitazione ha rappresentato un importante banco di prova che ha confermato l'elevata professionalità e l'efficienza delle strutture operative nel fronteggiare scenari di emergenza complessi. Stop allo spreco alimentare. Questo è il filo conduttore dell'edizione 2024 della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. A Paternò si comincia oggi per una 3 giorni, dal 19 al 21 novembre, che verrà replicata ancora sempre per 3 giorni la prossima settimana, dal 27 al 29 del mese. L'iniziativa è condotta dall'associazione Mamme in Comune, con il coinvolgimento degli studenti delle classi della scuola primaria. Fulcro degli incontri è la sede dell'ex macello di Paternò. A Magnace una conferenza dei servizi voluta dal sindaco Franco Paraseliti Parracello sblocca un finanziamento da 1.100.000 euro per la realizzazione dell'impianto di fognatura per gli utenti di Contrada Sant'Andrea. Sentiamo. Dopo anni di attesa per i residenti di Contrada Sant'Andrea, a Magnace potrebbe concretizzarsi finalmente la realizzazione di un sistema di fognatura di cui si discute ormai da tanto tempo, un'opera pubblica necessaria per normalizzare l'intero quartiere. Se ne parla dal 2012-2013, tempo fa venne realizzato un progetto che doveva essere finanziato tramite i fondi del Patto per il Sud, risorse però mai arrivate e bando di gara mai avviato. Successivamente, anzi, si è reso necessario un nuovo studio relativo ai costi di realizzazione dell'opera per riadattare i costi rispetto alla materia prima. Al suo insediamento il sindaco Franco Paraseliti Parracello ha ripreso le fila del discorso, lasciato in stand-by dalle precedenti amministrazioni, cercando una risoluzione del problema fino ad arrivare a qualche giorno fa, quando è stata organizzata una conferenza dei servizi che ha coinvolto l'assessorato regionale all'energia, l'ATI idrico e la SIE, oltre al commissario per la depurazione delle acque. Al termine della riunione è stato assicurato lo stanziamento di 1.100.000 euro dalla Regione, con decreto successivamente emanato.
Stato. Il primo cittadino, tramite un post sui social e confermato ai nostri microfoni, ha promesso massima attenzione e vigilanza sul tema, auspicando una celere procedura per l'assegnazione dell'appalto e di conseguenza un veloce espletamento dei lavori per garantire un servizio essenziale alla cittadinanza di Contrada Sant'Andrea. Veniamo alla cronaca. A Catania, nel quartiere di Picanello, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un 57enne che nascondeva la marijuana e alcune munizioni in un borsone. Sentiamo. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno inferto un duro colpo al fenomeno dello smercio di droga con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti di un 57enne calabrese ma residente a Catania da diversi anni. L'indagine è stata avviata a seguito di un accurato lavoro di raccolta di informazioni investigative che ha permesso ai militari del nucleo di scoprire come il soggetto, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione nel quartiere Picanello per scontare una condanna, stesse comunque portando avanti una redditizia attività di spaccio di stupefacenti. Il suo appartamento in effetti fungeva da base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana, che veniva successivamente distribuita ai clienti. Il momento ideale per dare il via al blitz è arrivato dopo ore di attesa strategica, quando gli investigatori hanno registrato un insolito e sospetto via vai di persone dall'appartamento. Questo anomalo movimento di persone ha dato la conferma per far partire l'operazione pianificata in ogni minimo particolare. Infatti una squadra di carabinieri si è velocemente posizionata all'esterno dell'edificio per bloccare qualsiasi tentativo di fuga del malvivente, mentre un'altra ha agito direttamente presentandosi alla porta dell'appartamento del 57enne con il pretesto di un controllo di routine. L'uomo, ignaro della trappola, ha aperto la porta senza sospetti, permettendo ai militari di entrare. Una volta dentro, però, è stata immediatamente avviata un'approfondita perquisizione degli ambienti. Durante le operazioni, i carabinieri hanno ispezionato accuratamente ogni stanza dell'appartamento e in camera da letto hanno individuato un borsone nero appoggiato su un baule, al cui interno hanno trovato ben 1.800 grammi di marijuana suddivise in diverse buste di cellofan, pronte per la distribuzione agli acquirenti, nonché una confezione di 50 cartucce per pistola calibro 7,65. Proseguendo le ricerche, i militari hanno esaminato anche la cucina, dove all'interno del forno hanno rinvenuto un foglio manoscritto sul quale erano annotati i nominativi e relativi importi, presumibilmente riconducibili all'attività di spaccio. L'uomo è stato pertanto arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata. Successo a Paternò per la due giorni con il teatro dei pupi siciliani del Festival di Morgana, protagonisti i paladini di Francia della compagnia teatrale Thalia. Grande successo nel fine settimana appena trascorso per il doppio appuntamento a Paternò con l'opera dei pupi della compagnia teatrale Thalia. Due gli episodi proposti al pubblico nell'ambito della 49esima edizione del Festival di Morgana, La vendetta delle fate e L'inganno di Gano. Grande soddisfazione per la compagnia che, dopo il successo di venerdì a Palermo, dove ha proposto La vendetta delle fate, ha ottenuto un meritato sold out per entrambe le serate paternesi. Un evento che ha riunito spettatori di tutte le età, dai bambini che per la prima volta hanno scoperto la magia dei pupi e gli anziani che hanno potuto rivivere le storie dei paladini di Francia che animavano le loro fantasie da piccoli. Ed eccoli i paladini di Francia che rivivono in storie intrise di magia, tradimenti e combattimenti. Protagonisti sempre loro, Orlando con la sua famosa Durlindana e il cugino Rinaldo, anche lui valoroso paladino. Con loro altri personaggi leggendari come il re Carlo Magno, il mago Malagigi, il traditore Gano di Magonza, la paladina Bradamante, sorella di Rinaldo e moglie di Ruggero. A fine serata, per entrambi gli spettacoli, ovazione per i protagonisti, i pupari che da dietro il palco danno la voce e regalano i movimenti ai pupi che per lo spettacolo si trasformano in veri attori. Ognuno con un ruolo ben preciso, dalle luci al pardiaturi, dal maniante al regista, per permettere alla macchina dello spettacolo di scorrere senza la più piccola sbavatura. Per entrambe le serate è presente l'amministrazione comunale con il sindaco Nino Naso e l'assessore alla cultura Giovan Battista Caruso, che ha invitato la compagnia a prepararsi per un importante evento culturale che unirà la Sicilia alla Francia già il prossimo anno. Importante, va meglio. Vada alle tue parole, Rinaldo. Egli è stato sempre con me e non ha mai lasciato il campo. Ah, Orlando.
mandando? A me tu lo mandasti, in ambasciata, con quella lettera scritta dall'ingrato Carlo e l'altra da te indirizzata. Mi fermo qui, ma non prima di avervi ricordato che potete continuare a seguire la nostra informazione su chucktelesud.com. Ci trovate anche sui social, potete seguirci su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti. È attivo un canale Telegram, mentre per i comunicati stampa potete fare riferimento alla mail redazione@chucktelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di visione con i nostri programmi, a risentirci.